Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6, in apertura una ampia pagina di cronaca. Piazza Italia evacuata questa mattina a Pescara per un allarme bomba, fortunatamente poi rivelatosi inconsistente. A destare i sospetti delle forze dell'ordine, un pick-up di colore rosso parcheggiato nello spazio riservato a polizia e carabinieri proprio davanti la sede della prefettura. Il servizio di Alfredo Primante. Sono stati minuti interminabili di tensione davanti alla prefettura di Pescara, dove un pick-up di colore rosso ha destato l'attenzione delle forze dell'ordine per un possibile allarme bomba, facendo così scattare il protocollo antiterrorismo. Tutta la zona intorno a Piazza Italia, tra il comune di Pescara, la provincia e la prefettura, è stata evacuata ed interdetta al traffico delle vetture e sono state chiuse le rampe di accesso alla città dall'asse attrezzato. Il veicolo Toyota era parcheggiato nello spazio riservato alle forze dell'ordine proprio davanti al Palazzo del Governo e per tutta la durata delle operazioni di messa in sicurezza, un paio d'ore, nessuno si è fatto vivo per reclamarne la proprietà. Alla fine l'intervento degli artificieri della polizia ha fatto rientrare l'allarme, l'auto è stata ispezionata dall'esterno e la gente non ha rilevato tracce di esplosivo, dando quindi esito negativo. La questura ora sta indagando per accertare l'identità del proprietario della vettura e capire se sia stato lui a lasciare l'auto in Piazza Italia. Inoltre le forze dell'ordine dovranno anche accertare quali siano le motivazioni alla base dell'abbandono del veicolo e del provocato allarme. Si segue la pista di un possibile atto intimidatorio nei confronti della prefettura di Pescara. E di due feriti, dei quali uno in prognosi riservata e sottoposto a un intervento chirurgico nella notte all'ospedale di Atri, il bilancio di una rissa scoppiata all'esterno di un locale di Alba Adriatica la scorsa notte attorno alle ore 3. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del reparto operativo provinciale di Teramo e della compagnia di Alba Adriatica, diretti dai tenenti colonnello Luigi Delle Grazie ed Emanuele Mazzotta, nella discussione degenerata a colpi di coltello tra un gruppo di italiani e di albanesi, qualcuno ha estratto una pistola ed ha esploso due colpi all'indirizzo di un 38enne che cercava di allontanarsi dalla zona. L'uomo, un sorvegliato speciale residente ad Alba, è stato raggiunto alla schiena all'altezza di un rene, trasferito dapprima all'ospedale di Sant'Omero dal personale del 118, è stato successivamente portato in quello di Atri per essere operato. È in prognosi riservata, ma non correrebbe pericolo di vita. Un altro ferito, un albanese di 21 anni, è stato soccorso e ricoverato all'ospedale di Giulianova per diverse ferite d'arma da taglio al corpo e ad un avambraccio. I militari hanno proceduto agli accertamenti tecnici sul posto e sottoposto alcune persone alla prova dello stub alla ricerca di eventuali tracce di polvere da sparo per identificare chi ha esploso i colpi di pistola. E ora, sempre per quanto riguarda la cronaca, un servizio, i carabinieri sono riusciti a rintracciare e recuperare l'escavatore che mancava all'appello nella refurtiva recuperata a primavera 2017 nell'operazione Overturned Horse. Il macchinario è stato restituito al legittimo proprietario, il comune di Casoli. Vediamo. Era l'ultimo pezzo mancante della refurtiva. L'escavatore Itachi è stato restituito dai carabinieri della compagnia di Lanciano al legittimo proprietario, il comune di Casoli. Il mezzo era stato rubato assieme a due furgoni e attrezzatura varia per le attività manutentive del territorio comunale a primavera del 2017. Una banda di romeni e nordafricani venne sgominata pochi mesi dopo il furto perpetrato al deposito comunale di Casoli con l'operazione denominata Overtuned Horse, che si concluse con l'emissione di 15 custodie cautelari e la denuncia di altre 15 persone, tutte straniere, particolarmente dedite ai furti di mezzi d'opera e pannelli solari. Il valore dell'escavatore recuperato al confine tra Ungheria e Romania è stimato in circa 25.000 euro. Ringraziamenti da parte del sindaco Massimo Tiberini, al comandante compagnia Vincenzo Orlando, al tenente Massimo Canale, comandante del Nord, e al comandante di stazione luogotenente Gerardo Comparelli. Dopo il furto, commenta il sindaco Tiberini, eravamo rimasti senza mezzi per la manutenzione del verde pubblico e del territorio comunale in generale.
Cambiamo pagina, il Movimento 5 Stelle di Pescara torna a sollecitare istituzioni e forze dell'ordine sulla problematica legata alla sicurezza in via Rigopiano e via Passo della Portella. Il consigliere comunale Massimiliano Di Pillo ha annunciato che porterà in consiglio comunale le istanze dei cittadini di quella zona dove c'è degrado e violenza. Il servizio di Paolo Renzetti. Un'escalation di violenza in via Rigopiano, in via Passo della Portella, situazione anche a livello sociale che sta diventando sempre più complicata, consigliere Pettinari. Voi oggi lanciate l'allarme, sono presenti anche dei residenti. Sì, lì ci può scappare il morto. Non avrei mai voluto raccontare che in via Rigopiano si sta verificando quello che si verificò nella stagione degli attentati a Fontanelle. Stanno minacce di morte nei confronti dei cittadini onesti, regolari, violenze, atti intimidatori, anche minacce di stupro nei confronti di alcune residenti. Infatti oggi sono a volto coperto i cittadini, non possiamo riprenderli con la telecamera, i cittadini che sono venuti con noi perché hanno paura. Non è più possibile, anche i figli di questi cittadini onesti stanno vivendo dei traumi perché sono costretti ad assistere i genitori nel mentre vengono minacciati selvaggiamente. Io chiedo con forza lo sfratto immediato degli occupanti abusivi, criminali pluripregiudicati. Non possiamo più aspettare. Ho parlato con i vertici dell'Ater qualche giorno fa, ho parlato con il prefetto di Pescara, promesse che ho anche apprezzato, però le promesse devono seguire i fatti. Purtroppo lì la situazione è talmente tanto pesante che aspettiamo da un momento all'altro che precipiti il tutto. Una situazione complicata da un punto di vista politico-amministrativo, lei cosa si sente di dire anche alla Giunta Alessandrini? Ci sono delle responsabilità anche in questo caso del Comune? Assolutamente sì, comunque quello è un territorio del Comune di Pescara, al di fuori che quelle palazzine sono di proprietà dell'Ater e quindi di competenza regionale, però comunque la sicurezza e la salubrità di quei luoghi sicuramente ricade a quella che è l'amministrazione di Pescara. Quindi comunque chiediamo all'amministrazione che venga sanata una situazione veramente pesante, non sanati gli abusivi devono essere cacciati subito, immediatamente. Davide Labrozzi è stato riconfermato alla guida della FIOM CGIL di Chieti nel congresso che si è svolto a Rocca San Giovanni. Il servizio. Il congresso FIOM CGIL Chieti conferma Davide Labrozzi segretario generale con 41 voti favorevoli e 3 contrari. L'assemblea si è svolta con i delegati a Rocca San Giovanni con le conclusioni di Gianni Venturi della segreteria nazionale FIOM. Dal congresso, riporta una nota a firma di Labrozzi, è emerso l'impegno alla difesa dei posti di lavoro a rischio nel Chietino e nel Vastese con l'appello alla segreteria confederale per un sostegno più incisivo. Il congresso conferma anche l'impegno nelle attività legate alla sicurezza sul lavoro con nuovi momenti formativi per i lavoratori. Il tema della formazione è centrale, conclude Labrozzi, per i delegati su tematiche di carattere collettivo e individuale relative all'attività sindacale. Uno sciopero di 24 ore per la giornata del 15 di ottobre con assemblea davanti ai cancelli della BAL di San Martino sulla Marucina in provincia di Chieti è stata proclamata dalle segreterie provinciali di Chieti della FIOM CGIL e FIM CISL contro la decisione dell'azienda che produce lattine per bevande di avviare la procedura di riduzione di personale per tutti i 70 dipendenti attraverso una PEC inviata alle organizzazioni sindacali e di chiudere lo stabilimento nato nel 1981, una decisione che mette a rischio anche il posto di altre 15 persone occupate nei servizi. Durissima la reazione delle organizzazioni sindacali secondo le quali non esiste una modalità più barbara e irrispettosa di quella utilizzata dalla BAL SRL nei confronti delle proprie maestranze dello stabilimento di San Martino sulla Marrucina e che definiscono un film già visto in Honeywell, quello che oggi viene riproposto a San Martino sulla Marrucina dalla BAL, addirittura forse con un livello più basso, e lanciano un accorato appello alle istituzioni chiedendo il massimo sforzo di tutti per evitare che l'ennesima multinazionale in salute lasci questo territorio dopo averlo sfruttato, semplicemente alla ricerca di una tasca più piena.
Proseguiamo il nostro notiziario con il prossimo servizio. L'etica del carabiniere, il titolo del volume presentato all'Università di Teramo, volume quanto mai di attualità, che espone e propone come modello anche ai civili, non solo ai militari, i valori che animano l'arma. Il servizio di Alfredo Primante. Storia, simboli e aneddoti dei carabinieri è il volume che si intitola L'etica del carabiniere, che è stato presentato nella sala delle lauree della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Teramo. L'incontro si è aperto con i saluti del rettore Luciano D'Amico, del preside di Facoltà di Scienze Politiche Paolo Savarese e del presidente del corso di laurea magistrale in Scienze delle Amministrazioni Salvatore Cimini. Poi ci sono stati gli interventi del generale di divisione Enzo Bernardini e del componente del gruppo Stefano Semplici, docente dell'Università di Roma Tor Vergata. Il libro si articola in una presentazione, un'introduzione e 5 capitoli: etica generale ed etica di ruolo, il bene della sicurezza, fedeli alla Costituzione, vicini ai cittadini, servire la legge è un esercizio di responsabilità, la persona al centro e prevenire, soccorrere, imporre, infine, in mezzo agli altri in divisa. L'etica oggi è questa pubblicazione che noi abbiamo messo a disposizione non solo dei carabinieri, ma di chi voglia conoscere il nostro mondo. In fin dei conti, noi amiamo sempre dire che se cerchiamo in tutte le famiglie italiane, dopo 204 anni troveremo uno zio, un nonno, un cognato che abbia fatto il carabiniere, e quindi ci sentiamo ancora più a casa quando lo facciamo con questo libro in un ateneo che è un'eccellenza e che sta costruendo con l'arma dei carabinieri dei percorsi didattici veramente interessanti. Diciamo che a nostro favore ci sono 204 anni, che i carabinieri sono stati presenti in tutte le vicende del nostro paese. Ci sono 5.600 presidi, erano 4.000. Con i 1.000 presidi delle stazioni carabinieri forestali noi prestiamo con grande piacere, con grande impegno, con grande sofferenza, talvolta anche delle famiglie, quello che è la nostra missione, essere fedeli nei secoli a questo paese. A Lanciano sono ripresi i lavori su Corso Trento e Trieste, c'è da completare l'ultimo lotto della riqualificazione, il servizio. Incontro operativo in municipio a Lanciano per la ripresa del cantiere e dei lavori di riqualificazione di Corso Trento e Trieste. Si ricomincia lunedì 22 ottobre per realizzare un tratto di 135 metri di pavimentazione nella parte alta del corso tra via Luigi De Crecchio e viale delle Rose. Dal semaforo in su sarà fatta la fresatura dell'asfalto, poi seguirà la posa in opera del massetto in cemento e delle canaline per la reggimentazione delle acque. Infine toccherà le mattonelle in gres già ritagliate per comporre il disegno che ripropone la presentosa destrutturata. Il titolare della ditta appaltatrice molisana, Quintino Pallante. Intanto questi lavori sono attenzionati non solo dal comune, dalla direzione dei lavori, dall'impresa, ma dall'opinione pubblica, quindi è motivo di grande soddisfazione. Ripartiamo in maniera tale per creare meno disagi possibili nelle zone ad alta densità veicolare, saranno fatti con particolare attenzione, con uno strato supplementare per garantire nel tempo, insomma, la durabilità dei lavori. Quindi un plauso all'amministrazione che, insomma, segue pedissequamente i lavori, la parte tecnica e soprattutto, insomma, speriamo che anche le condizioni meteorologiche consentano con questa coda autunnale di farci lavorare nel migliore dei modi. Sospeso per adesso il secondo lotto, quello che interessa la parte bassa del corso, dove sono al lavoro i tecnici incaricati dall'amministrazione comunale per mettere in sicurezza l'area coinvolta dal cedimento del sottosuolo avvenuto ad agosto scorso. L'assessore all'urbanistica Pasquale Sasso. Per quanto attiene al tratto finale del corso, noi siamo pronti e anche l'impresa è pronta per riprendere i lavori su questa parte. Questa considerazione l'abbiamo fatta anche questa mattina in corso della riunione. Adesso noi dobbiamo tirare le somme di tutte le indagini che si stanno esperendo nella parte in cui si è verificato quell'episodio calamitoso, e appena avremo i resoconti, i riscontri da parte di tutti i tecnici che si stanno dedicando a fare questi accertamenti, prenderemo una decisione in merito. La riapertura del cantiere dei lavori di riqualificazione di Corso Trento e Trieste comporterà anche una modifica temporanea della viabilità.
Sono 7 i nuovi santi che verranno canonizzati domani da Papa Francesco. Oltre a Paolo VI e a Monsignor Oscar Romero, ci sono anche Don Francesco Spinelli, Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù, Don Vincenzo Romano, Suor Maria Caterina Casper e il Nunzio Sulprizio. Il prossimo santo abruzzese è nato a Pesco Sansonesco, in provincia di Pescara, il 13 aprile del 1817. Perse molto presto i genitori e uno zio lo prese a lavorare con sé nella sua officina di fabbro ferraio. Ma il lavoro troppo pesante per l'età lo fece ammalare. Colpito nel 1831 da una grave malattia ossea, fu ricoverato in ospedale prima all'Aquila e poi a Napoli. Nunzio affrontò la malattia con fede e questo colpiva chi gli stava vicino. Morì il 5 maggio 1836 a 19 anni. È stato beatificato da Paolo VI il 1 dicembre del 1963 durante il Concilio Vaticano II. E a Teramo è stato presentato il calendario degli appuntamenti della 40ª edizione della stagione dei concerti del Primo Riccitelli. Vediamo. Il prossimo 23 ottobre inaugureremo appunto la 40ª stagione dei concerti. Esattamente 40 anni fa l'avvocato Giuseppe Lettieri con degli amici fondò insomma questa società della musica e del teatro che inizialmente si chiamava Società Amici della Musica Primo Riccitelli, per poi divenire Società dei Concerti Primo Riccitelli e poi nel 2005 Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli. Quindi 40ª stagione, 20 appuntamenti, il primo appuntamento fuori programma, come dicevo, il prossimo 23 nella nostra Basilica Cattedrale con la Kodály Philharmonic Orchestra. Però devo sottolineare che ci sono tantissimi appuntamenti veramente prestigiosi che vedono la presenza di grandi artisti, di grandi musicisti. Cito solamente qualche nome come il violinista Marco Rizzi, come Federico Colli, come Anna Tifu, come Andrea Griminelli, il quartetto dell'Accademia Virgiliana di Mantova, Danilo Rea, o insomma tanti altri appuntamenti. Da sottolineare anche il concerto che si terrà al Teatro Comunale il prossimo 21 dicembre, un concerto che vedrà sul palco oltre 100 musicisti, porteremo la Missa che è per soli, coro e orchestra, che è un bravissimo musicista originario del nostro territorio, Alfredo Impullitti, che purtroppo non c'è più da diversi anni, aveva composto. Da sottolineare in questa occasione la partecipazione di Paolo Fresu e il tutto sarà diretto da Luisella Chiarini, che è un direttore d'orchestra affermato originario della Val Vibrata. Da lunedì prossimo partirà la campagna abbonamenti e quindi tutti gli abbonamenti potranno essere acquistati nella sede della Riccitelli. È un CD ma anche un tour che parte dall'Abruzzo e approda in tutta Italia, l'ultimo lavoro del duo Gianpietro Canzani intitolato In La Cash, Music for Handpan. Al centro del progetto musicale è proprio l'handpan, uno strumento che si è rapidamente diffuso a livello globale e che produce sonorità davvero particolari e suggestive. Tanti musicisti che hanno collaborato al disco, Lorenzo Gasperoni, Francesco Ciancetti, Massimo Zagonari e Irene Tella. Il servizio. Questo è un piccolo assaggio di un lavoro più ampio. Come si chiama? Che cos'è? Presentate insomma il vostro ultimo lavoro. Questo è un handpan, è uno strumento molto interessante, nato nel 2000 circa, quindi moderno, e il nostro lavoro si chiama In La Cash. Questa parola è una parola che proviene dai Maya,
e il suo significato, che è stato leggermente modificato, e come la parola stessa, vuol dire tutti siamo una cosa sola, tutti siamo uno. E ispirati un po' dalle sonorità dell'handpan e da tutto quello che è un po' la magia di questa parola, che poi ha da parte nostra subito un approfondimento, abbiamo composto una serie di musiche, una serie di brani che li abbiamo alla fine rinchiusi o richiusi in un CD che si chiama appunto il Lakesh omonimo del gruppo. Mettendo in play questo disco, che cosa si ascolta? Che cosa si ascolta? Tante cose. Forse la prima cosa più importante, la prima cosa che si ascolta è la nostra storia musicale, il nostro percorso musicale, che più o meno ci accomuna, insomma. Io e Claudio sono tanti anni che lavoriamo insieme, che condividiamo palchi e progetti, e dopo tanto tempo abbiamo deciso di far convergere un pochettino tutte le nostre esperienze all'interno di questo CD. È un viaggio tra musica world, c'è qualcosa anche di house, c'è musica per la meditazione, insomma abbiamo voluto prendere questo strumento e trattarlo con le nostre mani in tutti i modi che conosciamo, insomma abbiamo cercato di fare questo, di espanderlo ovunque attorno alla nostra esperienza. Le prime date avverranno in zona, e assolutamente quella di oggi pomeriggio, sabato, qui a Città della Musica, che è un po' il tempio degli strumenti musicali per tutti gli amici e tutti quelli che suonano uno strumento musicale in genere, che ha aperto, sensibilizzandosi proprio alla musica dal vivo, la possibilità di presentare alcuni prodotti, soprattutto quelli inediti come questo, e quindi oggi ci troverete alle 18 con l'ingresso libero per tutti a Città della Musica e vi aspettiamo. Il club Donne Biancazzurre ha festeggiato i suoi 40 anni con un convegno all'Auditorium Petruzzi di Pescara, al quale hanno preso parte personaggi importanti del mondo del calcio. Tra questi anche il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, candidato unico alla presidenza della Federcalcio, che ha rivelato di aver avuto contatti con l'amministratore delegato uscente della Juventus, Beppe Marotta, per un incarico in federazione. Vediamo. Nella Grossi un grande evento organizzato dalle Donne Biancazzurre per questo anniversario, peraltro con la bella coincidenza di un Pescara primo in classifica. A 35 anni eravamo in Serie A, appena promossi in Serie A, adesso siamo primo in classifica, come vuol dire che le nostre ricorrenze portano bene. Speriamo adesso che il prossimo anno saremo in A. Avete messo insieme tanti personaggi importanti del mondo dello sport, da Gabriele Gravina, Elenito Di Liberatore premiato per il suo mondiale, ma anche Rossella Senza e tanti altri. Rossella Senza e tanti altri, Pierpaolo Marino, Rodomonti, Pasquale Rodomonti, l'arbitro, insomma abbiamo cercato di mettere dei personaggi, ma per noi oggi è festa dello sport, riunire tutta la tifoseria, tutta, insomma la gran parte della tifoseria nazionale è un qualcosa che mi fa piacere e mi emoziona. Ecco. Elenito Di Liberatore, una bella testimonianza dell'Abruzzo che arriva e dell'Abruzzo che viene rappresentato all'ultimo mondiale di calcio. Beh, noi abruzzesi siamo ostinati e quindi la mia ostinazione mi ha portato a centrare questo obiettivo. Inaspettato, bello, emozionante, veramente gratificante. Senta, che emozione è stata appunto calcare quei palcoscenici? Beh, la preparazione è stata bella perché l'ho condivisa con amici sinceri, con i quali ho iniziato un percorso lungo. L'emozione di calcare quei campi, diciamo che la sto scoprendo lontano dall'evento. Più mi allontano dall'evento e più mi rendo conto che bella emozione mi porterò in dote per tutta la vita. In sintesi, cosa c'è sulla sua piattaforma, Presidente? Ma c'è un piano strategico completo, proiettato in un periodo breve, medio e lungo termine. Questa piattaforma si basa su due asset fondamentali, che sono il rilancio delle infrastrutture
il ammodernamento delle infrastrutture e il rilancio dei settori giovanili con una serie di strumenti operativi che puntano assolutamente ed esclusivamente al rilancio, all'utilizzo di dimensioni importanti come l'aspetto culturale. Ma Marotta le può interessare? Comunque è stato accostato anche a lei per quanto riguarda un discorso futuribile per la FIGC? Sì, abbiamo parlato con Peppe, da parte sua c'è disponibilità, chiaramente farà le sue valutazioni anche su proposte che arrivano da altre parti, ma il profilo giusto è quello di Peppe Marotta, dove non ci dovessero essere le condizioni per poterlo acquisire, sicuramente ci saranno dei profili ulteriori che saranno valutati con molta attenzione. E siamo pienamente nella pagina dello sport. Ieri il Pescara ha superato a Pratola in amichevole i Nero Stellati per 4-0. Oggi è giornata di riposo per la squadra che riprenderà domani gli allenamenti al Poggio in vista dell'anticipo di La Spezia di venerdì prossimo. Intervenuto a margine del convegno organizzato dalle donne bianche-azzurre, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato dell'ottimo momento del Delfino, ma smorza i toni sul primato in classifica. Presidente, partiamo da una battuta che abbiamo sentito: doveva essere in Romania quest'oggi e invece è qui in Romania per affari e per prendere il nuovo Mitrizza. No, doveva essere in Romania con un nostro collaboratore perché dovevamo parlare per alcuni giocatori con un club importante, però abbiamo rimandato di una settimana proprio per partecipare perché Nella ci teneva molto che io ci fossi. È un nuovo talento alla Mitrizza appunto? Ma noi siamo sempre alla ricerca di talenti e la nostra continuità può essere data solo da questo, quindi abbiamo bisogno di investire in nuovi talenti, aspettarli, farli crescere e poi magari fargli fare un'annata buona col Pescara e poi venderli. Alla Spezia lo scorso anno una delle prestazioni peggiori del campionato con Zeman, ora si andrà lì da primi della classe e con un ex come Marino che vi aspetterà. Sì, sì, è una partita importante tra due squadre che stanno facendo secondo me molto meglio del previsto, perché anche lo Spezia non credo che sia partito per essere lì, anzi quest'anno era partito con veramente affari più spenti del Pescara e invece l'ottimo lavoro del mister con la qualità dei ragazzi che ha sta facendo un campionato brillante come il nostro. È presto per parlare di Serie A? Ma io non parlo proprio di Serie A perché questa è una squadra che non è stata costruita per andare in Serie A, è stata costruita per fare un campionato dignitoso, per cercare di mettere in mostra i tanti ragazzi giovani che abbiamo di proprietà. Ed è chiaro che quando hai ragazzi giovani bravi può succedere quello che è successo fino ad oggi, che magari ti possa ritrovare primo in classifica, però abbiamo fatto 7 partite e questo non conta nulla. Ed ora la Serie C, vediamo la schermata della giornata di campionato che sarà aperta proprio dal Teramo. Ecco qui la sesta giornata, Teramo che alle 16.30 giocherà al Romeo Neri di Rimini contro la locale formazione, gara delicatissima per l'11 di Giovanni Zichella, gara delicatissima anche per il tecnico biancorosso, la cui panchina scricchiola. Per la partita di questo pomeriggio il Teramo dovrà rinunciare oltre che al lungo De Gente Gomis, oltre che a Mantini, anche al difensore Nebil Caidi. Dunque fischio d'inizio alle ore 16.30 per Rimini Teramo, domani tutte le altre partite della sesta giornata. Ed ora la Serie D con un'altra schermata, quella relativa alla giornata numero 6. Queste le partite in programma: Campobasso Recanatese, Castelfidardo San Maurese, Cesena Francavilla, che è il match di cartello di questo turno, Giulianova Matelica, Isernia Jesina, Montegiorgio San Giustese, Agnonese Avezzano, Pineto Sant'Arcangelo, Notaresco Savignanese, Vastese Forlì. Tutte le gare avranno inizio alle ore 15 appunto di domani. E cambiamo disciplina in chiusura del nostro TG6, grande risultato per il giovane ciclista abruzzese Lorenzo Masciarelli che domenica scorsa in Belgio ha conquistato la gara internazionale di ciclocross a Ronse-Kruisbergen. Lorenzo, figlio e nipote d'arte, ora si appresta a disputare il Giro d'Italia di ciclocross, ma nel nord Europa il suo nome già inizia ad essere importante. Il servizio.
Lorenzo Masciarelli, 15 anni e già le attenzioni di una nazione come il Belgio in una disciplina come il ciclocross. Sì, sono molto contento di far parte di questa famiglia in Belgio e sono molto contento di essere riuscito a vincere questa gara, la Rons, il Gran Premio de Clercq. Sono molto contento comunque anche di far parte di questa squadra dove prendo molti consigli da Mario De Clercq, Angelo, Gianni, Merman e grazie a Nico Mattan che sono riuscito a far parte di, cioè sono riuscito a entrare in Belgio e a far parte di questa squadra. Peraltro questa è la prima vittoria, ma avevi già ottenuto dei risultati importanti. Sì, un secondo posto a Grasbergen è molto bello, con il primo posto del mio compagno di squadra a pochi secondi e a Rons molto felice di questa vittoria. Cosa si prova ad avere le attenzioni, fare i puntati di, dicevamo prima, di una nazione come il Belgio che ha una tradizione ciclistica molto importante? Beh sì, è una grandissima emozione, è una grandissima emozione questa, quindi sono molto felice. I consigli di papà, degli zii, del nonno sono importanti anche? Sì, sempre molto importanti i consigli della mia famiglia, che ringrazio sempre per quello che mi stanno insegnando e delle opportunità che sto avendo. Fine settimana, Giro d'Italia. Giro d'Italia, sì. Con quali prospettive? Beh, si punta a far bene, ora vedremo domenica come andrà. La tua carriera è legata un po' a doppio filo, soprattutto in questo momento al Belgio, perché lì passerai anche buona parte dell'inverno. Sì, ora pian piano dobbiamo imparare la lingua, ma pian piano con l'inglese ci riusciamo a far capire, e sì, mi piace molto. Perfetto. È tutto per questa prima edizione del TG6, vi ricordo anche gli appuntamenti con la domenica con la nostra emittente, domani dalle 14.50 diretta a stadio e poi in serata alle 19.30 all'Abruzzo del Pallone con la conduzione di Jacopo Forcella. Il TG6 torna con le prossime edizioni alle 19 e alle 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.